Tanto, ma tanto tempo fa, esistevano creature sia di mare che di terra, grandi, forti e pericolosi come pochi, che a prima vista potevano farvi pisciare addosso. Ma oggi non esistono più e dobbiamo essere davvero grati, altrimenti saremmo il loro cibo preferito. Tra scorpioni e coccodrilli che mangiavano dinosauri ce n'era davvero di ogni genere. Cominciamo a vedere 5 creature più strane estinte da tempo. Scorpione di mare. Qual è l'animale più infimo, piccolo, ma cazzuto del deserto? Se avete detto cammello, avete sbagliato, non è per niente piccolo. Invece è lo scorpione. Avventurarsi nelle zone più pericolose del Sahara ai giorni d'oggi è rischioso, per via di questi animaletti dalla coda velenosissima. Ma un tempo, perfino avventurarsi in mare non era consigliabile, perché esistevano gli scorpioni di mare. Chiamati gigantostraci, avevano una lunghezza media di 1,5 metri di puro terrore. I più grossi superavano i 2 metri, ma secondo le recenti scoperte sembra fossero abbastanza docili e cacciassero soltanto pesci senza mai mangiare carne in superficie. E senza mai infastidire nessuno, ma non è sicuro. Insomma, voglio vedere che si avvicinava a una cosa del genere. Calicoteri. Allora, provate a fondere un cavallo con un gorilla e il corpo pendente di una iena. Ci siete? No, non è vostra suocera, ma il calicoterio, un animale stranissimo, un mezzo abominio che è esistito 56 milioni di anni fa, alto 4 metri e pesante 1 tonnellata. Non veniva bullizzato da nessuno proprio per via delle dimensioni, ma era erbivoro e innocuo, quindi si è estinto molto in fretta, divorato da predatori che non avevano paura di quelli più grossi di loro, come il T-Rex o il coccodrillo mangia dinosauri. Opabinia. Questo animale ancora oggi non ha una classificazione precisa per colpa del suo aspetto ed è il più misterioso di tutti. Ne sono stati ritrovati solo 10 esemplari. Aveva 30 alette ai lati del corpo che gli consentivano di nuotare velocemente. Il muso era molto simile a quello degli elefanti perché aveva una specie di proboscide, con però alla fine una chela, con cui catturava le sue prede. Libellule giganti. Tutti gli animali preistorici erano enormi, perfino insetti come le libellule erano troppo grossi per essere veri. Si chiamava Meganeura ed ha vissuto 300 milioni di anni fa, aveva un'apertura alare di 75 cm e una lunghezza di 50. È l'insetto più grande mai apparso sul pianeta e chissà che schiacciamosche serviva per ucciderlo. Comunque sia, questi insetti animali erano cresciuti a dismisura grazie alla quantità eccessiva di ossigeno presente nell'aria a quei tempi. Sarcosuchus. Il Sarcosuchus potrà sembrare una parolaccia, ma non lo è. È semplicemente il coccodrillo mangia dinosauri. Esatto, avete sentito bene, mangiava i fottuti dinosauri. Viveva nel periodo Cretaceo, pesava 8 fottute tonnellate e la sua testa era grande quanto un essere umano medio. Pensate che il suo era il morso più potente della preistoria, in grado di divorare anche un camion come niente. Era più potente anche del megalodonte. Per fortuna non esiste più. Elicoprione. Non è il nome di un elicottero, ma di uno squalo stranissimo esistito più di 200 milioni di anni fa. Stranissimo perché la sua bocca era simile a una sega circolare. Sembra che i suoi denti crescessero molto in fretta, così in fretta da spingere quelli sani e portarli in alto, formando così più file di denti. Non era molto diverso dai normali squali di allora, ma una volta dentro la sua mascella era impossibile uscirne vivi grazie proprio a questa sua particolarità. Bigfoot. Questo animale non è stato inventato dalla Disney o dalla fantasia di qualcuno, è esistito davvero. Magari sono state modificate un po' le sue caratteristiche, ma era un uomo scimmia alto più di 3 metri, pieno di peli e con 225 kg di peso. Potrà sembrarvi il vostro vicino da questa prima descrizione, ma in realtà è un primate vissuto milioni di anni fa, che ancora oggi fa parlare di sé, perché moltissimi dicono di averlo visto nelle foreste, specialmente nell'America settentrionale intorno agli anni 90 più di una volta. Con questo concludiamo, e voi avete mai visto un Bigfoot o uno di questi enormi animali? Ovviamente intendo nei musei, perché fortunatamente non esistono più. Se è un sì, allora mettete mi piace, se invece non ne conoscevate nemmeno uno, commentate e condividete il video, così la gente saprà quanto era spaventoso il mondo di un tempo. Alla prossima, gente!